Dal 3 giugno 15 linee di bus diurni prolungheranno l'orario fino alle 2 di notte. Inoltre dal 10 giugno partiranno 3 nuove linee notturne. Sono le novità presentate stamani dalla sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all'assessore alla mobilità Linda Meleo. Si tratta di un piano per favorire il trasporto pubblico e disincentivare l'uso dell'auto privata, ha spiegato Raggi, in particolare sui percorsi che collegano le periferie al centro. A breve arriveranno anche i filobus elettrici sul corridoio Laurentina. Ad agosto la linea A della metro sarà chiusa per fasi, per lavori molto importanti di manutenzione. Ad annunciarlo oggi l'assessore capitolino alla mobilità Linda Meleo. Si partirà dalla sostituzione dei deviatoi che potrebbero creare problematiche, ha spiegato Meleo. Il presidente vicario dell'assemblea capitolina Enrico Stefano ha fatto invece sapere che dal prossimo anno è allo studio l'ipotesi di chiudere le metro alle 2 di notte nel weekend. Il Lazio taglia i vitalizi ai propri presidenti, assessori e consiglieri passati, presenti e futuri. Il Consiglio regionale ha infatti approvato stamani all'unanimità la proposta di legge per la rideterminazione degli assegni vitalizi regionali. La proposta, con un taglio medio del 30% sull'assegno, assicura un risparmio di poco meno di 6 milioni di euro annui e ricalca quanto stabilito dall'accordo siglato lo scorso 3 aprile in conferenza Stato-Regioni. È di 16 arresti e 3 obblighi di firma il bilancio dell'operazione New Generation dei carabinieri di Monterotondo, che hanno sgominato 9 leve di spacciatori incensurati pronti a prendersi le piazze dello spaccio di droga di 3 comuni alle porte di Roma. Il primo gruppo operava a Mentana e Monterotondo e garantiva oltre 30 consegne di cocaina al giorno. Il secondo gruppo invece si concentrava negli androni e negli spazi comuni di una palazzina popolare di Via delle Mimose di Fontenuova. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.